Buongiorno, buongiorno, benvenuti a tutti, presenti anche le persone che sono collegate in streaming. Io ringrazio gli ospiti che sono qui attorno al nostro tavolo, insieme a me, ovviamente l'assessore Zavarise. Questa mattina presentiamo i mercatini di Natale. Abbiamo già anticipato qualcosa la scorsa settimana, ma oggi qui con il Comitato per Verona, con le due associazioni di categoria che partecipano, quindi Confesercenti e Confcommercio, insomma, siamo a squadra completa, a ranghi completi, per spiegare anche maggiormente nel dettaglio quello che succederà a partire da sabato mattina, quindi da dopodomani mattina, con l'inaugurazione che sarà alle 11:30. Quindi questa è già la prima comunicazione. Abbiamo già detto mercati che non si sono potuti fare lo scorso anno, per gli ovvi motivi che tutti conosciamo, e che quest'anno invece riprendono anzi con una configurazione diversa, con delle novità importanti. Io accenno solamente a due cose, per lasciare poi spazio anche agli altri. La novità, quella forse più importante, è quella dei giardini dell'Arsenale, dove in queste ore è in fase di montaggio una grande pista di pattinaggio. Lo dico perché a memoria io non ricordo che nella nostra città sia mai stata allestita una pista di pattinaggio di quelle dimensioni. Questa era una richiesta che ogni anno veniva sempre reiterata, cioè quello di avere sempre più spazio, perché è un'attrazione importante anche e soprattutto nel periodo natalizio, e quindi avremo fuori dall'Arsenale, nei giardini dell'Arsenale, in una scenografia fantastica, arriva all'Adige di fronte a Castelvecchio, con dietro l'Arsenale, una pista e dei mercatini, veramente una location che ritengo attirerà veramente tantissime persone. La seconda cosa che voglio dire, ve la dico dicendo che oggi avremo il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, perché comunque, come ho già detto la settimana scorsa, è fondamentale fare tutte quelle iniziative che generano quei volani economici importanti per la nostra città e che ci fanno vivere, tra l'altro, in modo importante quella che è la tradizione e l'avvicinamento al Natale. Però dall'altro punto di vista non ci dimentichiamo, anzi ce l'abbiamo come una priorità assoluta, il fatto che ci troviamo ancora in una situazione un po' complicata, insomma, lo vedete anche voi, lo leggiamo quotidianamente, e quindi c'è stata, c'è e ci sarà nei prossimi giorni una massima attenzione per quel che riguarda non tanto i protocolli di safety security, che quelli comunque ci sono già da anni e che sono particolarmente rodati, ma anche tutti quelli che sono i protocolli sanitari legati al contesto storico che stiamo vivendo. Quindi un'attenzione particolare, questo ci tengo a sottolinearlo, perché è importante fare i mercatini, ma è altrettanto importante farli in assoluta sicurezza per la salute dei tanti veronesi che andranno a frequentarli, dei tanti turisti che verranno da ogni parte d'Italia e non solo a visitare i nostri mercatini, a farci vivere, insomma, tutti insieme la bella atmosfera del Natale. Questo ci tenevo a sottolinearlo, poi magari nel corso del pomeriggio vi dirò anche, a valle di quello che sarà il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, quali sono maggiormente i dettagli, quindi non chiedetemeli adesso perché li certificheremo oggi pomeriggio, i dettagli in merito a quelli che sono i protocolli, gli accorgimenti e le attenzioni sia per safety security che per quel che riguarda i protocolli sanitari. Nicolò. Grazie Sindaco, buongiorno a tutti. Io penso che questo sia un momento veramente di orgoglio per la nostra città, e preme anche a me ringraziare veramente tutte quelle persone, tutte le realtà che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante obiettivo, perché è stato un lavoro molto lungo che è partito ancora da quest'estate, un lavoro di squadra, un lavoro di sinergia. Vorrei veramente ringraziare il Presidente del Comitato per Verona, Luciano Corsi, per tutto l'impegno nella realizzazione di questo appunto obiettivo, Confesercenti con il Presidente Bissoli, il Direttore Torluccio, e Confcommercio con il Presidente Paolo Arena. Li cito perché è importante anche capire che dietro alla bellezza e alla vivacità dei mercatini di Natale c'è un lavoro di investimento veramente notevole, che ha veramente portato a una sinergia completa anche con tutte le realtà del territorio. Abbiamo apportato delle modifiche anche logistiche per quanto riguarda il perimetro dei mercatini, citava prima il Sindaco l'importante novità dell'Arsenale, ma abbiamo anche il cortile dell'ex tribunale che da questa edizione appunto sarà agibile, e quindi anche lì sono state allestite delle
strutture. E poi un'importante novità per la quale ci ritroveremo in un prossimo appuntamento stampa sono anche i mini mercatini di Natale nei quartieri, quindi abbiamo ampliato anche la collaborazione con una ulteriore realtà del territorio che è la Proloco, ringrazio il presidente Marco Rigo che è qua in sala, proprio per allargare a tutti i nostri quartieri quello che è proprio lo spirito del Natale. Questo è l'intendimento dell'amministrazione, del comitato e di tutte le persone che si sono impegnate alla realizzazione di questo obiettivo, cercare di dare il massimo per far vivere al meglio lo spirito natalizio, lo spirito di questo periodo, soprattutto perché l'anno scorso la nostra città chiaramente ha avuto un momento di tristezza importante, visto che non si sono potuti svolgere i mercatini. Quest'anno ci siamo, quest'anno siamo ritornati e io credo che l'amministrazione e tutta la città possa veramente dare un senso di orgoglio a tutti i veronesi. Quindi anche da parte mia un importante ringraziamento, buon Natale e buoni mercatini. Allora, partirei da Luciano che è il comitato per poter passare. Grazie, naturalmente io mi riallaccio proprio al concetto dello spirito del Natale, perché per arrivare a creare questo spirito natalizio, e questa è la 13ª edizione, dovrebbe essere stata la 14ª, però diciamo l'anno scorso giustamente non è stata fatta, io voglio semplicemente ringraziare tutti coloro che lavorano dietro questa iniziativa, perché logicamente l'amministrazione ci ha dato il necessario supporto, le associazioni di categoria indubbiamente altrettanto supporto, teniamo presente però, ecco, io voglio essere un po' la voce in questo contesto, di coloro che sono sulla piazza, che stanno lavorando giorno e notte per arrivare in maniera corretta, lineare, e pronti proprio per quella che sarà l'inaugurazione di sabato alle ore 11:30. Ecco, lì si muove una marea di gente, anche gli stessi espositori, teniamo presente che abbiamo una piazza che io chiamo la piazza dei tedeschi, perché logicamente rappresenta soprattutto questa tipologia di prodotti, ecco, questi arrivano dall'estero, anche loro con tutte le loro problematiche e tutto quello che ci va dietro. Cioè, stiamo lavorando, abbiamo lavorato bene, un ringraziamento all'amministrazione, perché anche lì ci sono dei momenti in cui è fondamentale arrivare con le autorizzazioni, con tutto quello che è necessario per mettere in piedi la struttura. Per cui, oltre a questi, intenderei anche ringraziare, per dire, la MT, perché comunque ci ha dato una mano con i permessi, e ringraziare altri soggetti che comunque veramente si sono dati da fare, perché i tempi erano strettissimi. Per cui io faccio un ringraziamento a tutti coloro e soprattutto anche quelli che ho dimenticato, e passo la parola a chi volete. Partiamo da qua. Buongiorno a tutti. Questo per me, di Confesercenti, è un segnale chiaro che la città sta ripartendo. E noi faremo di tutto assieme a Confcommercio e al presidente del comitato per poter fare ancora di più in maniera che la città ritorni a essere prima del Covid. Pertanto i ringraziamenti sono stati fatti da tutti e io mi accodo a questo, perché il lavoro, come ha detto Luciano, è stato grande fino da prima dell'estate. Dirvi altre parole serve poco, io vi faccio tanti auguri di buon Natale e buoni mercatini a tutti quanti. Buongiorno a tutti, io credo che sia già stato detto molto, volevo precisare che non era scontato che questa manifestazione si potesse realizzare, perché le varie difficoltà che ci siamo trovati a dover affrontare intorno al tavolo sono state tante, e soprattutto è già stato detto il grande lavoro di squadra. Io penso che la città di Verona non stia ripartendo, sia già ripartita perché lo ripetiamo
in ogni occasione che da maggio, quando non sapevamo esattamente che cosa ci potesse aspettare per quanto riguarda l'organizzazione turistica e attrattiva della città di Verona e della sua provincia, credo che la città di Verona abbia dimostrato con il gioco di squadra di aver portato a casa tutti i risultati che potevamo, a cui potevamo ambire. Non li voglio ricordare perché molte volte il sindaco li ricorda, però c'è stata un'estate straordinaria per quanto riguarda il momento storico. Ci sarà un evento straordinario che saranno quello dei mercatini di Natale, con delle novità, le novità che valgono molto di più, soprattutto perché vengono fatte in un periodo pandemico, in questo periodo storico. Noi siamo riusciti a far squadra, adesso chiediamo anche a chi verrà a visitare la città di Verona di far squadra, perché il comportamento di ogni singolo cittadino sarà estremamente importante, perché non potremo trovarci in situazioni complesse sia per la gestione dell'ordine pubblico che per quanto riguarda invece la gestione di una attività che noi abbiamo voluto realizzare insieme all'amministrazione comunale per dare speranza, per dare soprattutto una visione prospettica della città e di speranza in un momento molto particolare che è anche quello religioso del Santo Natale. Quindi gioco di squadra siamo riusciti a farlo noi, facciamolo tutti insieme, perché effettivamente Verona oggi è la prima città, ritengo, dai dati che noi analizziamo anche a livello confederale a Roma, come città che è riuscita a ripartire nel mondo turistico rispetto a tante altre città italiane. Ci stanno guardando con grande attenzione, quindi anche per me è un grande ringraziamento, soprattutto per il coraggio di tutti noi, che ha portato poi alla fine alla realizzazione di questi importantissimi mercatini di Natale, che sono diventati una realtà ormai storica della città di Verona. Quindi buon Natale a tutti, ci vediamo sicuramente con una bella passeggiata, con una bella visita all'interno dei mercatini. Quindi grazie Assessore, grazie Signor Sindaco. Grazie. Ecco, adesso una parola anche ad AGSM AIM in qualità di main sponsor di questa importante manifestazione, a dimostrazione anche di quanto il gioco di squadra vada a comprendere veramente molte realtà che chiaramente tutte hanno un'importanza fondamentale. Il main sponsor AGSM AIM. Grazie, buongiorno a tutti. Beh, innanzitutto vi porto i saluti del Presidente Casali, di tutto il Consiglio di Amministrazione, e che non sono potuti essere qui con noi oggi perché hanno il Consiglio di Amministrazione in quel di Vicenza, visto che da 9 mesi siamo diventati una cosa sola e per la prima volta, quindi saremo main sponsor dei mercatini di Natale come AGSM AIM, e vi porto la loro vicinanza. Il Presidente ci ha tenuto molto che io fossi presente a testimoniare appunto che Verona è una grande città, e a ringraziare la forza che avete avuto tutti nel rifar partire il nostro territorio, che è tanto bello e tanto ne aveva bisogno. Quindi grazie a voi di averci dato l'opportunità di potervi aiutare da main sponsor. Luciano voleva... Prego. Volevo semplicemente ringraziare ancora AGSM, che comunque diciamo col quale stiamo facendo un bel percorso anche in visione di quello che sarà Cortina 26 tramite la pista del ghiaccio. E agganciandomi a questo, volevo veramente fare un pensiero per le famiglie e i bambini, per cui gradirei che entrassero i nostri ospiti a rallegrare questo momento, proprio per dare una coreografia che ci seguirà durante tutto l'evento. Vediamo se... Eccoli che arrivano. Eccoli qua, le nostre mascotte che ormai ci sono estremamente affezionate. E queste sono veramente il pensiero che noi cerchiamo di dare ai bambini. Venite qua dietro, mettetelo qua dietro.
Fin tanto che loro si posizionano, passo la parola a Torlucio Alessandro, il quale vi darà qualche dato proprio dei mercatini. Sì, come si diceva, l'apertura è domani alle ore 10, e poi invece l'inaugurazione, quindi sabato alle ore 11.30 in Via della Costa al fianco dell'Info Point. Gli orari dell'evento sono ormai consueti, quindi dalla domenica al giovedì dalle ore 10 alle 21.30, il venerdì e sabato invece si prolunga fino alle 23. Ci sono degli orari di rispetto, come diceva prima il Presidente Arena, relativamente al Natale e la Vigilia e Santo Stefano, quindi degli orari che danno la possibilità di aprire dopo il mercatino per rispettare anche coloro che vogliono poi essere presenti alle funzioni religiose. Il mercatino quest'anno si svolge in Via della Costa, cortile del Mercato Vecchio, cortile del Tribunale, Piazza dei Signori, Ponte Pietra e Ponte di Castelvecchio e poi Piazza Sacco Vanzetti, che è poi la piastra dell'Arsenale, dove correggo il sindaco, c'è sì una grandissima pista, ma bensì ce n'è anche una più piccola dedicata ai bambini o a persone come sottoscritto che non sanno pattinare e quindi hanno la possibilità di fare i test per non fare dei danni. Però invito tutto il tavolo a fare questo test, così vediamo quanti stanno in piedi. Ci sono presenti anche nell'area dell'Arsenale, verrà creato dalla settimana prossima, però perché stiamo allestendo in questo momento, quindi c'è un ritardo di una settimana, tutta l'area del ghiaccio, la cosiddetta AGSM AIM Christmas on Ice, quindi quella è l'area, ed è un'area family. L'altra è due aree family importanti che abbiamo nelle piazze, invece sono in cortile del Tribunale, dove abbiamo il trenino e il bosco incantato. In Mercato Vecchio abbiamo invece la selfie area, quindi con l'effetto wow, e qui devo ringraziare Flavor per quell'effetto che oggi abbiamo visto in preview di Renne e quant'altro, per arrivare poi invece in loggia Fra Giocondo, dove invece verrà posizionata la casa di Babbo Natale, quindi tutto quello che anche per un discorso di posizionamenti, di code ed altro, è stato spostato poi in loggia Fra Giocondo per le famiglie, per garantire un momento di tranquillità. Lì non c'era solo la casa di Babbo Natale, ma saranno presenti anche le tre associazioni a cui il comitato da anni appoggia, sostiene con l'evento, che sono Anavi, Abio e poi l'associazione Il Sorriso Arriva Subito, che sono i dottori clown, che invece con i bambini faranno invece dei momenti di face painting, quindi durante le attese, anziché far scalpitare i bambini, andremo a pitturarlo un po'. Tutte le informazioni le trovate sul sito ufficiale nataleinpiazza.it, sull'app ufficiale, scaricando anche l'app di AGSM Verona Smart App, dove avete oltre la possibilità di utilizzare il wifi gratuito della città, anche quello di avere poi tutti i collegamenti degli eventi correlati. Qui c'è una pianta comunque che indica che interessa poi dopo tutte le aree dell'evento. Altro non ho da aggiungere. Ci sono domande? Se non ci sono domande, allora io chiuderei qua, ringraziando poi anche tutti gli altri sponsor, diciamo tutte le altre persone, ma che trovate, istituzioni, aziende che hanno partecipato per rendere possibile tutto questo, e a questo punto ci vediamo sabato mattina alle 11:30 all'ingresso di Piazza dei Signori.